Benvenuti in questo nuovo video dove applicheremo ad un equilibrio di mercato visto nel video precedente un sussidio e andremo poi a rappresentarlo graficamente per determinare lo spostamento dell'equilibrio, il surplus nuovo dei consumatori e dei produttori, la perdita di benessere dovuta all'introduzione del sussidio e il costo per lo Stato dovuto all'introduzione del sussidio. Vi ricordo che quindi partiamo da un equilibrio di mercato dove abbiamo QD uguale 100 meno 2PD, QO uguale meno 3 più P, per cui poi abbiamo le funzioni inverse che sono queste due.